Pietro Ubaldi, La grande sintesi, edizioni mediterranee. Voi avete mezzi per comunicare con esseri più importanti che non siano quelli che voi chiamate gli abitanti di Marte, ma sono mezzi di ordine psichico, non strumenti meccanici. Mezzi psichici che la scienza, che indaga dall'esterno verso l'interno, e la vostra evoluzione, espandentesi dall'interno verso l'esterno, porteranno alla luce. Si può chiamare coscienza latente una vostra coscienza più profonda della normale e ad essa rinviare la causa di molti fenomeni per voi inspiegabili. Il sistema di indagine positiva, facendovi guardare più profondamente nelle leggi della natura, vi ha fatto scoprire il modo di trasformare le onde acustiche in elettriche, dandovi un primo termine di confronto sensibile di quella materializzazione di mezzi che noi adoperiamo. Vi siete un poco avvicinati e potete oggi, anche scientificamente, meglio comprendere. Seguitemi, procedendo dall'esterno dove voi siete, con le vostre sensazioni e la vostra psiche, verso l'interno, dove sono io come entità e come pensiero. Nel mondo della materia abbiamo prima i fenomeni, poi la vostra percezione sensoria e infine, attraverso il vostro sistema nervoso convergente in quello cerebrale, la vostra sintesi psichica, la coscienza. Fin qui voi giungete come indagine scientifica e come esperienza quotidiana. Il vostro materialismo non ha errato vedendo in questa coscienza un'anima figlia della vita fisica e con essa destinata a morire. Ma essa non è che una psiche di superficie, risultato dell'ambiente e dell'esperienza preposta alle soddisfazioni dei vostri bisogni immediati e il cui compito si esaurisce nel guidarvi nella lotta per la vita. Questo strumento, come già vi dissi, non può oltrepassare questo compito e, lanciato nel gran mare della conoscenza, si perde. Ecco, è la ragione, il buon senso, l'intelligenza dell'uomo normale, la quale non va oltre i bisogni della vita terrestre. Se scendiamo più profondo, troviamo la coscienza latente. Essa sta alla coscienza esteriore e chiara, come le onde elettriche stanno alle onde acustiche. A questa coscienza più profonda appartiene quella intuizione, che è il mezzo percettivo a cui vi ho detto è necessario poter giungere perché possa avanzare la vostra conoscenza.